tutti stanno parlando della ripresa della scuola a settembre, per il 14 settembre, ma in realtà la settimana prossima migliaia di studenti ricominceranno ad andare dentro le nostre classi, perché il Ministero ha dato la possibilità dal 1 settembre di ricominciare la scuola con dei corsi di recupero. Quindi il primo vero banco di prova per la riapertura sarà la settimana prossima, ed è importante che si faccia tutto il possibile perché da subito non si creino dei problemi. Moltissimi studenti sono stati in vacanza, molti di loro saranno positivi, ed è importante che le famiglie, nelle autocertificazioni in cui dovranno dire qual è lo stato di salute dei figli, siano corrette, perché la noncuranza di qualche famiglia può diventare un problema per una classe intera o addirittura per tutta la scuola. Molti docenti e molte famiglie vorrebbero il rischio zero per il ritorno a scuola. Ecco, il rischio zero non esiste, ma non esiste non solo ora per il Covid, sempre, perché se noi dovessimo chiedere il rischio zero nella vita, dovremmo stare a letto tutto il giorno facendoci portare tutte le cose da mangiare, da bere e tutto quello che ci serve. Tutte le mattine, quando i nostri figli vanno a scuola col motorino, comunque rischiano qualcosa. Quando escono la sera rischiano qualcosa. Ma qual è il rischio che dobbiamo affrontare adesso? È quello di convivere con un virus che ormai conosciamo con cui dobbiamo giocare d'anticipo. Cioè la nostra forza sarà riuscire a isolare in tempo i casi di positività e curare da subito la malattia appena viene fuori, per non ritornare alla situazione in cui ci siamo trovati a marzo-aprile dell'anno scorso. Ma questo sarà possibile farlo solamente attraverso la collaborazione di tutti. Quindi il fatto che i ragazzi arrivino a scuola con delle autocertificazioni fondate da parte delle famiglie, quindi senza trascurare qualunque tipo di elemento sulla salute del figlio prima di firmare, prima di dire mandiamolo a scuola, oppure il rispetto da parte dei ragazzi di alcune regole fondamentali. Cioè, dobbiamo tenere la mascherina, teniamola. I virologi litigano su tutto, però su due cose sono d'accordo: primo, che occorre giocare d'anticipo, come dicevo prima, rispetto al Covid, per individuare le zone e i focolai dove sta riprendendo la malattia, e secondo, che l'uso della mascherina sia importante. Allora, se per tornare a scuola, essere coi propri compagni ed essere coi propri docenti chiede il rischio, il sacrificio della mascherina, portiamola. Io penso che se 8 milioni e mezzo di famiglie attraverso i propri figli entreranno in questa dimensione di una vita in cui si cerca di frenare il rischio del Covid senza però smettere qualunque tipo di attività, se noi vivremo l'apertura della scuola come questa occasione, forse farà bene a tutti, perché la scuola raggiunge tutte le famiglie e attraverso gli studenti noi possiamo veramente aiutarci a vivere questa difficoltà senza farci tagliare le gambe, senza dover ritornare a chiudere tutto.